Ok, siamo live. E bella a tutti ragazzi, mentre in questa nuovissima live siamo in compagnia di Lucia Caponetto. Ok, siamo live. E bella a tutti, Lucia Caponetto, benvenuti in questa live, puntata specialissima questa sera, con tante tantissime cose da dirvi, vero? Sì, molto vero. Molto vero. Allora, partiamo con la domanda di rito mentre aspettiamo gli amici. Cosa dici? Sì. Come stai? Male. E tu? Ma come male? Come mai male? E allora, è una storia un po' lunga, però... Possiamo raccontarla, sennò io faccio un pisolino, quando hai finito mi risveglio. Ok, fai un pisolino. Allora... Allora, ero qua in questo studio. Certo. C'era un chiodo per terra. Un? Chiodo. Un chiodo per terra, ok. E io ho visto bene di camminarci sopra. Ah, bene. Quindi il chiodo era dritto? No, ero in obliquo. Cioè, tipo, avevo un tappeto, c'era il tappeto, stava finendo il tappeto e io... Che disastro. Ma io non ci ho fatto nulla. Cosa c'entro io? Ho detto che disastro che è successo, non che disastro tu. No, stai pensando che disastro io. No, non posso pensare ciò. Guarda chi c'è. Eccoli, belli come il sole. Che dolore, dicono, pensando al tuo chiodo. Invece Matteo Grimaldi, l'autore di questa sera, esatto, della nostra serata, con il suo romanzo che adesso facciamo vedere. Caspita, ne vuoi ancora uno? Mi sembra un po' esagerato. Esatto, no, mi sa che ce ne vuole un altro, cioè, ma secondo me è molto giusto che ce ne sia pure un altro. Ma certo, 1, 2, 3, 4, poker. Esatto, poker di carte. Molto molto bene. Intanto qui ci saluta Margot Andrioni, che è la mamma di Giorgia, che è una bambina bellissima che ci segue sempre. Abbiamo salutato l'autore con questo meraviglioso romanzo. Abbiamo salutato Fra Cap. Sai chi è Fra Cap? No, dimmelo. Mia sorella. È vero, Fra? Cap. No, Caponetto, no? Cap. Certo. Molto bene. Cosa ne dici? Perché mi sembra che gli occhietti siano parecchi. Siamo già a 19 occhietti. Ah, io non li vedo io. Ah, io sì, sono scesi un attimo a 15, ma adesso si riprendono. E secondo me dobbiamo stare un po' attenti all'orario. Sono le 18:33. Siamo puntualissimi. E secondo me possiamo cominciare. Cosa ne dici? Io direi di sì. Sì. E poi a un certo punto faremo come sempre, che guardiamo un po' i commenti e rispondiamo. Matteo scrive: comunque anche io ho camminato su un chiodo e ho passato la nottata in pronto soccorso tanti anni fa. Ecco, perfetto, siete giustamente amici. Esatto. Ecco, perfetto. Tra chiodi ci si intende, ecco, diciamo con... Allora ragazzo, cominci tu, cosa dici? Cominci tu a raccontare un po' questa serata meravigliosa. Poi continui te, incomincio io. Va benissimo. Come di diritto. Come? Io ho proprio un diritto di incominciare sempre io. È giusto così, perché sei non è... nulla, forza nulla. Ok. Perché sono nulla. Tu sei nulla, non sei nulla, e quindi devi iniziare tu, no, signorina? Forza! Allora, la storia incomincia con dei genitori che non sono proprio perfettissimi e che non trattano proprio benissimo il loro figlio. Anzi, lo mandano al posto loro a spacciare droga. Oh, però. Dentro un parcheggio. Quindi il procedimento era che arrivava una macchina e lui doveva salire e dare la droga al cambio di soldi, no?
e poi scendere. Solo che un giorno non andò proprio così, perché al posto di una semplice persona che voleva acquistare la droga, c'era un poliziotto. E ce lo dici tu cosa è successo, Lucia? Questo poliziotto fa arrestare i genitori e porta il bambino dagli assistenti sociali. Questo bambino verrà affidato momentaneamente a una vicina di casa, la signora Guerra, ma poi c'è una novità, nel senso che questa signora era anziana e quindi era chiaro che dovesse essere un affido momentaneo. Nel frattempo, un'altra coppia decide di chiedere l'affido del bambino. Ottengono l'affido di questo bambino. Queste due persone, questa coppia, si chiamano Enea e Davide. Questa coppia, di fatto verrà molto criticata e noi non vogliamo anticipare nulla perché abbiamo dedicato la serata a letture e quindi secondo me è bene che la raccontiamo. Ma diciamo anche questo, che è un romanzo dove si affrontano moltissimi temi, vero? Si affronta il tema dell'amicizia, si affronta il tema del fallimento, si affronta il tema della solidarietà, dell'amore, l'aggressività come scudo per proteggersi e l'omosessualità. Va da Esatto. sé che nonostante ci siano tantissimi temi, e noi li abbiamo toccati un po' per uno, ci sia stato chi invece abbia deciso di dare importanza soltanto a una cosa che di fatto importante non è, ovvero che ci sia anche questa meravigliosa coppia che vive insieme e che hanno un grandissimo difetto. Sono due uomini. Non sia mai che nella società nel 2020 due uomini vogliano adottare un bambino o chiederlo in affido, Perché? vero? Non si fa, non si fa. Scopriremo che invece non solo si può fare, ma si deve fare, perché la cosa che importa che cos'è? L'amore. È l'amore. E allora non c'è niente di più bello dell'amore. Prima di cominciare, però, mi sono presa due appunti rispetto a un'altra cosa che non conoscevo e che ho gradito moltissimo di questo libro. E parte addirittura dalla scrittura. Questo libro è stato scritto in alta leggibilità. Ho scoperto che c'era un... Guardate, leggo così almeno non rischio di sbagliare. Bruno Monari, maestro del design italiano, ha detto: semplificare è un lavoro difficile che esige molta creatività. Complicare è molto più facile, basta aggiungere tutto quello che ci viene in mente. Allora, un signore che si chiama Federico Alfonsetti, che adorava Bruno Monari e lo considerava davvero a tutti gli effetti un maestro, ha preso spunto da questo e ha detto: ma perché non aiutiamo i bambini che hanno difficoltà a leggere inventando un font? Che cos'è il font easy reading? È l'opportunità di far sì che i bambini che abbiano difficoltà di lettura siano facilitati. Quindi in alcune lettere, ad esempio la P, ha creato, si chiamano grazie, che è una specie di virgoletta, di allungamento della parola, che consente al bambino di non fare confusione tra le lettere. Quindi anche se lui le vede rivoltate, comunque saprà che la P, avendo questo tipo di allungamento, resta P e non diventa B. Questa è una cosa meravigliosa e questo romanzo è scritto proprio con questo font, per permettere anche ai bambini con problemi e anche a chi è un po' ciecato come me, in realtà, di leggere molto bene, perché c'è anche un pochino più di stacco tra una riga e l'altra. Quindi, insomma, devo dire che è una cosa che ho gradito molto. Detto questo, e salutando un po' prima di cominciare tutti i nostri amici che nel frattempo sono arrivati, c'è Francesco Brunetti che è un autore bravissimo, lo salutiamo. C'è Michele Zannini mi ha visto crescere, lo sai? È una persona che lavorava con mio papà, che piacere vederti, Michele. Poi c'è la scrittrice Isabella Nicolini. Salute, c'è Gabriella Dovaggio che scrive Sono arrivata. E sai chi è Gabriella Dovaggio? Io lo so, è la mamma di Fra Cap. E quindi, se è la mamma di Fra Cap, è Mamma. la mia mamma.
fine si chiama Shh. Che poi dice, che poi se scrive che sono brava, pensano che io sia raccomandata. Esatto. Non diciamo niente a nessuno. Cominciamo a leggere? Esatto. Dai, tocca a te. Strano. Stranamente, strano, molto strano. Vai. Mi sento prigioniero in una gabbietta per cardellini, con la differenza che il cardellino per distrarsi all'osso di seppia. Io ho la signora Guerra, che mi racconta la superficie dell'Australia, i laghi, i fiumi e le città, sbirciando sulle fotocopie e sui miei libri, e si fa spiegare da me le equazioni. Quando però le domande le faccio io, lei continua a fare le sue cose come se io non fossi lì di fronte. È questo che intendo quando dico che la nostra comunicazione va in un'unica direzione. Poco fa è successo di nuovo. L'ho raggiunta in balcone. Volevo sapere se c'era novità per me, ma dovevo trovare il modo giusto di domandarglielo. Cosa legge? Rimane impassibile come se la mia voce non fosse uscita chiara e squillante. Signora Guerra! Esclamò per richiamare la sua attenzione. Alza la testa e la scuote. Anna Karenina è una storia d'amore intensa, travolgente, passionale, travolgente. Non l'aveva già detto travolgente? Afferrai gli occhiali leopardati appoggiati sul naso con entrambe le mani e tira finché non si staccano al centro. Appoggia le due metà sul tavolino in ferro battuto. In ferro battuto. Vorrei rispondere che a me le storie d'amore fanno venire il volto a stomaco, ma lei ha già incominciato a raccontarmela. Va avanti a pieno ritmo e io non posso interromperla. Ho bisogno di risposte e non vorrei indispettirla. Sembra un libro parecchio allegro. Oh sì, soprattutto il finale, quando Anna si butta sotto a un treno. In quell'istante si sente un click. Ok, è il momento. Sfrutterò a mio favore l'effetto sorpresa del ricongiungimento delle lenti calamitate. Signora Guerra, Clara e Franco le hanno fatto sapere qualcosa? Quando potrò rivedere i miei genitori? Inforca gli occhiali e riapre il libro. Ma perché fa così? Mi sto arrabbiando tantissimo! Non rimasto a sentire questa schifezza di storia d'amore per niente. Non reggo più e tiro fuori tutta la voce che ho. Signora Guerra, mi vuole rispondere, per favore? Oh, Michele, non gridare. Abbi pazienza ancora. Ma ancora quanto? Si può sapere? Al diavolo, la pazienza! Grido più forte di prima e do un calcio alla sedia al suo fianco che va a sbattere contro la siepe di fiori. Lei strinse gli occhi come proteggersi, come per suono, mentre i petali schizzano in aria e planano sulle piastrelle. Visto che non so chiedere scusa, rientro in casa e mi chiudo in camera. La signora Guerra non ha colpe, così come non le aveva la sedia né i suoi fiori ai quali dedica tanto di quel tempo. Io non so con chi prendermela e quindi continuo a sbagliare. E quindi continua a sbagliare. Questa è la storia di un ragazzino dolcissimo che ha la sfortuna di avere due genitori che non riescono a rendersi conto della fortuna che hanno, no? Di avere un bambino delizioso, un bambino educato, sensibile. E questo bambino, come sempre, cerca di proteggere i suoi genitori, la sua famiglia, quindi fa quello che loro vogliono, sapendo che non è una cosa giusta da fare. Vero, nulla? E Sì. quindi si crea questa situazione abbastanza difficile, per cui la signora Guerra non vuole raccontare al bambino che presumibilmente i suoi genitori a lungo saranno lontani, e d'altra parte nulla, di nuovo, e No. d'altra parte, e d'altra parte Michael è davvero ansioso di sapere che cosa sta succedendo e reagisce in modo aggressivo. Ma è un'aggressività giustificata dal fatto che questo bambino ha bisogno di aiuto. Vero? Sì, Cosa ne molto. pensi tu di questa Io lettura che penso abbiamo che, fatto? allora, di sicuro non è una situazione facile, perché già che i genitori non ci sono,
E quindi non ti possono accudire, diciamo. È già una bruttissima cosa. Poi se hai una dall'altra parte che non ti ascolta proprio tantissimo, ti viene un po'. Però basta, devi saperti controllare. Bravo, bravo. Tutte le cose. È importante sapersi controllare, anche se a volte la rabbia fa sì che tu abbia questi scatti come ha avuto lui, diciamo che si può giustificare, no? In un certo qual modo, ma non deve accadere. Si può Esatto. comprendere, ma non dovrebbe accadere. Io direi questo, dal momento che ci sono tanti argomenti in in questo libro, mi farebbe piacere che andassimo già alla seconda lettura. Cosa dici tu? Così abbiamo un po' di brano su cui fare un po' di riflessioni, no? Esatto. Adesso leggiamo, invece, presentiamo Zoe, che è l'amica di Michael ed è la figlia del sindaco. Salve, sono Zoe. Sto parlando con te, Michael, di nome, non so come, di cognome. La voce arriva da dietro, non troppo vicina, molto familiare e incredibilmente inaspettata. Mi volto. Mai nella vita avrei pensato che Zoe Bruni un giorno avrebbe parlato proprio con me. La sua figura mi provoca una specie di bellissimo shock. Sta appoggiata al tronco di un albero, con le scarpe di tela nere sulle radici che sbucano dal cemento. Si ferma a 2 centimetri scarsi da me, 2 centimetri per dire vicinissimi. Perché non corri dentro a Momento viverti il tuo momento di gloria? A di gloria. scuola non si fa che parlare di te. Chissà come si sarà sentito Michael tutto questo tempo. Mandavano lui nelle macchine di quei disgraziati. Non ha mai detto niente a nessuno. Povero Michael. Michael di qua, Michael di là e bla bla bla. Venerdì Grasshopper è venuto in classe a farci un discorso su quanto sia importante farti sentire a tuo agio in questo gravissimo momento della tua vita. Non è così gravissimo, esclamò rendendomi conto troppo tardi, che non è tanto corretto dire così gravissimo. Zoe Brune ride, ma forse non per l'errore, almeno spero. E comunque mi piace quel suo sorriso largo, perché ha i denti bianchissimi e gli occhi le diventano piccoli piccoli. Non è un sorriso normale di quelli che si fermano, no. Dura di più. Come se rimanesse sospeso prima di oltrepassare i confini della sua faccia e arrivare a me. Non ci siamo neanche presentati. Non serve. Lei mi conosce perché ormai purtroppo mi conoscono tutti. E io la conosco perché è impossibile non notarla. Non che sia particolarmente bella, è solo che in mezzo alle altre stona, ma in senso positivo, come una formica che passeggia su una torta nuziale. Cosa ridi? E Come tu una formica? perché? Come una formica che passeggia su una torta nuziale. Dovete sapere che quando abbiamo letto questa cosa la prima volta, lui è sbottato. È vero, Null? Ma cosa vuol dire la formica sulla torta nuziale? E ha fatto un paragone. Qual era? Scusami, puoi dircelo, grazie. Allora, il paragone è come mettere una torta quadrata, mettere una candelina, proprio una all'angolo. Cioè, no, non puoi fare una cosa del genere. Non si può mettere una Non la candelina puoi all'angolo. mai proprio. Non puoi mettere una candelina all'angolo. È un Se devi punto di mettere al occhio. centro. Esatto. Esattamente come la formica su una torta bianca, no? Un pugno nell'occhio. Un puntino nero nella torta bianca, si può anche dire. Certamente, che uno può anche pensare che sia una caramellina e mangiarla. Sì. Esatto, Sì, ok, andiamo avanti. che è meglio. Hai capito bene. E tu perché non entri? Limiti interroga, non ci sono per niente io. Ci andrei io al posto tuo. In matematica vado bene, mi piace un sacco. Tu sei completamente pazzo, la matematica non piace a nessuno. Non è vero. Ok, Einstein, e quindi che facciamo? Non lo so, decidi tu.
Allora, tu entri ed entro anch'io. A ricreazione ci vediamo al portichetto e mi racconti quanti autografi hai firmato e io ti dico quanto sotto zero ho preso in matematica. Il portichetto è uno spiazzo di asfalto oltre una porta finestra, con una colonna in fondo e senza un solo albero. Due corridoi e un salto fuori ci sono. Zoe Bruni invece no. Le concedo 150 secondi di tempo, che sono 2 minuti e mezzo. Dopo 30 secondi già mi rassegno, eppure trascorto solo un quinto del totale. Quando sto per rinunciarci. Ehi, per fortuna ci sei ancora. Uf, so una cosa su di te. Ha le labbra socchiuse e ancora un po' d'affanno. Mi guarda come se si fosse pentita, già. Come se le fossero sfuggite le parole di bocca. Il suono della campanella interviene a fracassarci le Ok, ne parliamo un'altra volta. Ci becchiamo all'uscita oppure domani. Ciao! No, voglio sapere. Lei fissa la mia mano che la tiene ferma per un braccio. Stringo per paura che vada via. Stamattina in cucina ho sentito mio padre parlare di te con mia madre, ma è un'informazione riservata. Lui è il sindaco, se si venisse a sapere che te l'ho detto. Perché non me ne hai parlato quando ci siamo visti prima di entrare? Non ero sicura, ma ti ho chiesto di vederci all'intervallo apposta. Allora sputa il rospo, subito! Ok, però lasciami il braccio. Gli assistenti sociali hanno deciso di mandarti a vivere con un'altra famiglia. Allora, qui abbiamo presentato il personaggio di Zoe, che è una ragazzina, direi, sbarazzina, no? Sì. È una bella testolina, vero? E direi che Michael da subito è attratto da questo bel faccino, no? E diciamo che Zoe è abbastanza riservata, anzi è molto riservata, però Molto, molto. nei confronti di Michael si crea immediatamente come se fosse un qualche cosa che non puoi capire razionalmente. Però questo bambino in un certo qual modo la attrae, no? Dal punto di vista dell'amicizia. Mentre Michael magari è già un po', vero? Ha già preso una bella cotta per questa ragazza ancora prima che lei iniziasse a parlarle. Lei invece ha cominciato ad apprezzare questo suo modo di essere, no? E infatti diventerà un'amicizia importante. Abbiamo poi delle altre letture dove possiamo capire che questa amicizia cresce nel modo più puro, nel modo più bello che i ragazzi sanno fare. Andiamo a vedere che cosa succede, dai. Io questa sera sono veramente agitata al pensiero di fare più letture possibili. Sei fomentatissima. Sì. Qui si passa a casa di Davide Nea. Bravissimo, mi piace che hai anticipato questa cosa, giusto? Esatto. Siamo a casa e chi c'è? E Davide ed Enea. nella stanza c'è Michael, cioè tu. Cioè io. Vediamo Cominciamo a cosa leggere. succede, vai. Esatto. La mia stanza non è ancora una vera stanza. Quindi che ci vado a fare? Vado nella loro e mi lancio sul letto col portatile di Enea. Faccio un giro su Facebook e poi mi metto a studiare. Penso. Cerco Zoe Bruni, il suo profilo non esiste. Non l'ho più vista, un paio di volte l'ho anche aspettata fuori scuola, fino a che non è rimasto più nessuno. Sto per chiudere quando gli occhi mi cadono sul nome di un gruppo nell'elenco dei risultati. Genitori uniti per la difesa della famiglia tradizionale. Clicco sul link. La famiglia è una sola, quella formata da un uomo e una donna e dai figli. Le altre unioni sono contro natura e noi le combattiamo. Scorro, è pieno di articoli. Guai a chiamarvi famiglia, i bambini solo a chi può averli. Inizio a leggerne uno che si intitola Pericolo Pericolo per per i figli di i figli. coppie omosessuali. Anche tu, a tempo. Uno, due, tre.
Vai. Pericolo per i figli di coppie omosessuali. Un bambino cresciuto da una coppia omosessuale ha una probabilità di diventare esso stesso gay 10 volte più alta di uno vissuto con un uomo e una donna. Pensa quante probabilità ci sono, ora che vivo con Enea e Davide, che da un giorno all'altro mi possa piacermi un maschio. La risposta è zero, il seme è vuoto, anzi la risposta è Zoe Bruni. Scorro la pagina fino a un post troppo lungo, passo in fretta ai commenti. Hai ragione, Maria. Non possiamo permettere che un ragazzo che ha vissuto per anni con cattivi genitori venga cresciuto da 2 uomini. L'omosessualità è un errore della mente umana. E poi un altro. Maria, è un'ottima idea quella delle firme. Ne dobbiamo raccogliere migliaia e metterle sul tavolo di Bruni. E ancora. Sì, di sicuro fermerà questo orrore. Nessuno fa il mio nome. Ma cavolo, quello sono io. Stanno parlando di me. Torno al post. È una specie di comizio, come se l'autore volesse parlare ad una folla. Scrive che conosce il caso in questione da vicino, che il ragazzo sta avendo un calo a scuola e rischia di non essere ammesso agli esami. Ma come lo sa? Manifesta problemi comportamentali, a volte eccessiva aggressività, ha bisogno del nostro aiuto. E conclude. Le tante firme che raccoglieremo convinceranno il nostro sindaco ad intervenire per cambiare la decisione degli assistenti sociali. Firmato Giovanna Maria Guerra. Un brivido mi attraversa la schiena in diagonale. Un brivido mi attraversa la schiena in diagonale. Allora, qui siamo proprio a uno degli argomenti che vengono trattati in questo romanzo. Possiamo definirlo il più caldo, perché purtroppo siamo ancora molto indietro rispetto all'accettazione dell'amore tra persone dello stesso sesso, no? E ti dirò una cosa, Nul. A volte anche io penso di essere ancora un po' indietro in questo senso. Perché per quanto io creda il contrario, spessissimo basta una frase, una parola per renderti conto che c'è ancora tanto da fare. C'è ancora da fare, perché comunque non c'è ancora nel nostro quotidiano l'abitudine. L'abitudine con la quale vediamo una coppia etero baciarsi non è la stessa abitudine di quando vediamo 2 uomini. E questo accade più a me che a te. Perché tu, a parte che sei un bambino, adesso poi non ti montare la testa, però sei un bambino meraviglioso sotto moltissimi aspetti. Sia durante un'intervista recente, sia nei nostri discorsi che facciamo quando nessuno ci sente e ci vede, ragioni con una mente talmente, non voglio dire aperta, perché altrimenti vorrebbe dire che sei aperto e quindi accetti e quindi quelli che no, e non va bene, perché si rischia perennemente di insomma, di avere pregiudizi. È un continuo. Soltanto il fatto di dire, non deve esserci il discorso, sai, è un arredatore meraviglioso, d'altronde è gay. Ma d'altronde gay cosa? Ci sono designer bravissimi etero e perché dobbiamo fare la distinzione? Ci sono designer bravissimi e designer meno bravi. E pazienza, i gusti sessuali cosa c'entrano con la cultura, col buon gusto, ti pare? È molto sensibile. Sai, ho un amico gay che è molto sensibile. Cosa vuol dire? Ci sono amici sensibili e amici non sensibili. Punto, questo è. Ci racconti la tua di opinione, quella che mi hai raccontato e che racconti con la tua verità. Innanzitutto, secondo me non è giusto che non venga accettata da tutti, perché deve diventare piano piano una cosa normalissima. Deve essere una cosa normale. Ognuno può amare chi vuole. Non deve avere un limite o qualcosa che lo blocca. Ognuno può amare sia due maschi che si amano, sia due femmine. Certamente. Anche perché è importante in una famiglia che ci sia amore, no? Quindi noi abbiamo l'esempio di Michael, per esempio, che aveva una famiglia, vogliamo chiamarla tradizionale, per rispecchiare quello che c'è scritto nel romanzo, una famiglia tradizionale distrutta. Questo bambino spacciava.
E ti dico che nella nostra cultura, purtroppo ancora molto molto indietro, se questa cosa fosse successa in una famiglia con due papà o due mamme, la prima cosa sarebbe stata, e beh certo, d'altronde, cosa vuoi che sia? Due mamme o due papà ovviamente hanno dei problemi, no? E quindi ovviamente spacciano. C'è proprio ancora una mancanza di chiarezza rispetto a questa cosa qua. E speriamo che a furia di raccontare questi episodi, secondo me è un romanzo che va letto sicuramente dai ragazzi, ma anche dai genitori, perché ci sono moltissimi spunti anche per le famiglie, vero? Quindi la famiglia X deve essere anche il numero delle persone che leggeranno questo romanzo. X, anzi, facciamo infinito, quindi più persone lo leggeranno e più capiranno quanto effettivamente siamo sciocchi a pensare di ragionare ancora con una mente piccola. Bene, sono molto contenta che abbiamo potuto indagare questo. E rimanendo sul tema, o meglio, affacciandoci alla lettura, andiamo ai social. Quanto pericolosi possano essere? Esatto. Nascondersi dietro un nickname fa sì che persone che non abbiano evidentemente coraggio, che abbiano grossissimi problemi a gestire se stessi, diventino enormemente crudeli con gli altri. Intanto c'è un muro davanti. Nessuno saprà mai chi sono io. Uno schermo. È proprio lo schermo il problema. Il fatto di poter pensare di dire quello che si vuole, perché intanto non si viene riconosciuti. E allora questo è un altro tema importantissimo. Intanto questo bambino si è ritrovata la sua storia su Facebook, si è ritrovato e si è riconosciuto, e addirittura lui dice: ma come lo sa? Perché non riesce a pensare che una persona che sta vivendo con lui possa avere questa sensazione, possa essere così chiusa mentalmente, vero? E quindi accade che rimane veramente veramente sconcertato. Quindi un altro messaggio che io e te vogliamo dare nella nostra mezz'ora, 40 minuti di altalena di letture, è questa: utilizzate i social come facciamo noi, non troppo, non copiateci, perché le puntate... No, esatto. se no non vale. Esatto, se no non vale. Però cercate di utilizzare i social in un modo positivo, in un modo costruttivo, esatto. No? In modo da passare il tempo in misura, in un modo migliore. Molto bene, ma quanti argomenti abbiamo ancora da trattare? Quindi andiamo a fare la quarta lettura. Questa sera tocca a me. Allora, questo è un altro argomento che in questo romanzo è presente, ovvero il rapporto tra i genitori e i propri figli. Spesso genitori molto impegnati dal punto di vista lavorativo, senza volere, perché diciamolo, spesso non è voluto, arrivano a trascurare moltissimo i loro figli e quindi non ascoltarli, al punto che i figli a un certo punto si stufano di provarci, no? E quindi c'è questa distanza tra genitori e figli data da piccole gocce che ogni giorno creano tensione e che allontanano le famiglie, no? Andiamo a sentire cosa dice Zoe a proposito. A mio padre non gliene importa niente della bellezza del lago e nemmeno dei soldi. A lui interessa solo che la gente lo veneri. Lo sa che qui ci vieni tu? Lo sa che sei così brava a disegnare? Ma certo che no, e come potrebbe? Non mi chiede mai niente. Come sto, come va a scuola, cosa penso, cosa faccio, dove vado per intere giornate. È troppo impegnato a dover essere il sindaco perfetto. L'importa di tutti, tranne che della figlia. Quindi è davvero convinto che si tratti di una catapecchia abbandonata? Ed esattamente quello che deve pensare. Mio padre non deve sapere di questo posto. Ma se lo sapesse, di sicuro non gli verrebbe mai in mente di abbatterlo. Il lago è così grande, basterebbe spostare l'albergo di pochi metri. Oh, non ti azzardare, Einstein. E poi non preoccuparti troppo per me. Hai cose molto più complicate da risolvere. Ti rifinisci a Enea e Davide? No. Loro non penso siano una cosa da risolvere, o almeno lo spero per te. Allora sai anche del gruppo su Facebook?
Non ho Facebook, quale gruppo? Un gruppo di genitori sta preparando una battaglia contro Enea e Davide. C'è un sacco di gente che li vorrebbe fuori dal paese. E cosa scrivono in questo gruppo? Che i gay sono persone con problemi, che non devono occuparsi di minori e che io diventerò gay a vivere con loro. Sono dei pazzi! Sì, e vogliono parlare con tuo padre. Pensano che lui appoggerà la loro battaglia. Allora mi sa che non sono così pazzi. Pensi che possa dargli ragione e costringere i servizi sociali a trovarmi la terza famiglia? Guarda, mio padre è continuamente alla ricerca di consensi, te l'ho detto, e questo non promette mai niente di buono, perché lui, nelle varie situazioni, prende sempre la decisione che fa comodo alla maggioranza. Quindi dobbiamo inventarci qualcosa per disinnescare il gruppo. E per salvare il rifugio. No, il rifugio te lo devi scordare. Fai finta di non essere qua, di non esserci mai stato. Questa è una cosa mia, perciò non so come, ma la risolverò io, ok? Si inginocchia, la agita e spara sulla mia gamba. È indelebile. Così, se per caso ti venisse in mente di spifferare del rifugio, ti guardi la gamba e ti ricordi di stare zitto. Promettimi che non ne parlerai con nessuno. Ok, ma tu ora ridammi i miei vestiti. Mi dispiace doverla tradire, ma io già so a chi devo immediatamente andare a raccontare tutto, o quasi tutto. O quasi tutto. Chiaramente non possiamo rivelare nulla, ma Esatto. quello che è importante vedere qui è come, rispetto alla precedente lettura, sia cresciuta l'amicizia tra questi due. Addirittura lei lo porta nel suo luogo segreto, vero? E Michael, le promette che non farà nulla. Ma di fatto nella sua testa ha già un'idea. Perché lui crede profondamente che quello sia un luogo che vada preservato, quello è il suo piccolo angolo, no? Di pace e di serenità. E quindi si impegnerà a fondo. E notare che in una situazione per lui così grave, perché non dimentichiamoci che lui comunque è stato sballottato, no? Dalla famiglia alla signora Guerra, dalla signora Guerra a Enea e Davide. Enea e Davide che sembra che non vadano bene per gli abitanti del villaggio e che quindi ancora, e nonostante lui abbia tutta questa serie di problemi, a cosa pensa? Alla sua amica e a come risolvere il suo problema. E d'altra parte, che cosa notiamo? Un'amica che è priva di ogni chiusura mentale, perché quando dici, quando Zoe dice hai situazioni più complicate da risolvere e tu mi rispondi, ti riferisci a Enea e Davide? Io dico no, loro non penso siano una cosa da risolvere, perché non c'è niente, non c'è niente di male, Esatto. no? È proprio una roba, e anche qui è evidente anche quando dice, pensano che io diventerò gay a vivere con loro, ma sono dei pazzi. Cioè, a volte i bambini sono molto più intelligenti degli adulti, vero? Vabbè, adesso non ti allargare, eh. Un pochino, dai, un pochino. Ascolta, guardiamo un po' di commenti se arrivano. Vediamo un po', vediamo un po' se troviamo degli altri commenti. Intanto, aspetta, perché ci ha scritto Matteo. Allora. Grazie per questa lettura bellissima, mi avete commosso. Ah, qua era all'inizio, quindi deve essere la prima lettura. Aspettiamo se qualcuno ha qualche cosa da raccontarci, se sono tutti Esatto. imbambolati, perché questo è un romanzo bellissimo che effettivamente lascia un po' tutti, Ad vero? occhi aperti. Un po' ad occhi aperti e un po' Allora. basiti, perché davvero è piccolo, ma quante cose ci sono? Vero? Non riesci ad abituarti mai a. Ci sono talmente tante storie, tante cose e tante sorprese, e tante sorprese. Io farei così, visto tanti doppiscena e colpi di scena, io farei, a proposito sempre del fatto che gli adulti sono un po' più sciocchi dei bambini, vai un po' a vedere l'ultima lettura, piccola piccola di ciò. Ok.
Ma cosa ne sanno loro della vita che voglio? A nessuno viene in mente di domandarmelo. Io sono una persona, non un burattino. Non so che fare, come fermarli. Io voglio restare con Enea e Davide. Allora, cosa si può fare quando le persone non bastano? Quando le parole non bastano, fagli vedere che sei felice lì. Fagli vedere che sei felice lì. Cosa c'è di più semplice? E di nuovo torniamo alla semplicità, alla spontaneità dei ragazzi rispetto agli adulti, no? Per lei è normale, dice, ma che problema c'è? Basta che tu li faccia vedere. È proprio il pregiudizio insito in noi ci deve essere un click, no? Prima o poi questo click, che non è soltanto degli occhiali che esatto. Si dividono e si riuniscono, deve essere un click mentale, non un click metallico. E a proposito di questo, a proposito dei bambini che hanno una marcia in più, mi viene in mente un episodio che ti voglio raccontare. Esatto. Tanti, tanti anni fa, io ero con un'amica e a un certo punto è arrivata una terza amica con una bambina che ti assicuro non aveva più di 2 anni e mezzo. E c'era l'amica con la quale ero io, che era disperata per un fidanzato che sostanzialmente l'aveva lasciata. E allora c'era questa bambina che assisteva al pianto di questa mia amica e sia io che la mamma di questa bambina cercavano di consolarla, no? A un certo punto, per coinvolgere un po' per gioco la bambina, io mi giro e le dico, ma senti un po', ma secondo te, ma che cosa deve fare lei con questo ragazzo? Sai cosa ha risposto la bambina? No. Sei pronto? Cambiarlo. No. È successo veramente, eh? Eravamo al mare e mi ricordo anche l'esatto punto. Cambiarlo. Ci siamo girati, l'abbiamo guardata tutte e tre, eravamo completamente senza parole. 2 anni e mezzo. Ma cosa deve fare Barbara con questo ragazzo? Cambiarlo. Quindi, semmai che non è vero, semmai che non è vero quello che diciamo dei bambini. Pazzesco. Allora, andiamo un po' a vedere. Che belle letture e quanta profondità nei temi trattati. Una bella idea per un regalo di Natale. Brava, giusto. È vero, concordo. Un bellissimo libro da regalarsi e da regalare. Il libro di Matteo Grimaldi emoziona grandi e piccoli. È tutto vero quello che c'è scritto. Aspettiamo di vedere se Matteo è svenuto o se riesce a darci... Sì, secondo me sta piangendo tantissimo. No. Però no. È giusto che pianga, perché ha scritto una cosa meravigliosa, quindi è giusto che si emozioni ad ascoltare quello che lui stesso ha scritto. E è un autore meraviglioso, che parla con un linguaggio estremamente, estremamente facile, estremamente vero, estremamente scorrevole, per cui lo divori questo libro. Io l'ho letto in un'ora, penso. I bambini hanno una marcia in più. Siete un po' pigri, però io mi aspettavo un po' più di commenti. Invece guarda un po', sono tutti in silenzio. Secondo attratti, me... Attratti da questa lettura. Dimmi. Che secondo me li abbiamo fatti un po' ragionare. Anche secondo me. Sì. Secondo me dovremmo farlo più spesso, di far ragionare gli adulti su temi importanti, sai? Dobbiamo ragionare, ci dobbiamo riflettere. Comunque, un autore moderno, senza pregiudizi, che lascia al lettore la sensazione di non aver ancora capito nulla. Questo è quello che io penso di Matteo. Sì? Vai un attimo sopra nei commenti e guarda cosa ha scritto Matteo. Proprio però un po' sopra, un po' sopra. Grazie per questa lettura bellissima. Mi avete commosso. Appena sopra, appena sopra. Null, Lucia ha fatto entrare questo? Sì. Ma Matteo, ma sei tremendo! Ma Matteo, ma tu non te lo ricordi? Mamma, un giorno si è sbagliato il fanciullo, un bacino me l'ha dato. No. Ridi perché te lo ricordi. Che disfatta,
cioè proprio sta bleffando. No, no. Temi, sì. aspetta, scrivono temi. Aspetta, non ci vedo un piffero, aspetta. Leggi tu, ci vedi tu, okay. Tu che sei giovane. Allora, una persona che tu conosci abbastanza bene, proprio abbastanza, scrive temi scottanti trattati con garbo e molta dolcezza. Vero. Oh, è vero, è vero, vero. è vero, perché stiamo parlando di una persona che ha garbo e che è molto dolce. E anche noi devo dire che siamo garbati e dolci, vero, Null? Esatto, io soprattutto. Esatto. Dolce, cioè ora per carità un sacco di pregi, ma dolce quantomeno in queste dirette dolce no, a meno che tu No, no. voglia farmi una sorpresa e darmi un bacino, allora potrebbe anche essere così, no, che uno potrebbe anche non fa guarda, sì, certo, Sì, buono. esatto, sì. Allora, ascoltami, intanto sono le 7:15, quindi noi stiamo andando avanti in 3 quarti d'ora. E visto che avevamo detto, mi raccomando, cerchiamo di rimanere nei tempi, di non essere troppo lunghi. Secondo me potremmo già essere nella condizione di dirci ciao. A te viene in mente qualche cos'altro da raccontare di questo romanzo? Prima di salutarmi? Un No, però pensiero, posso dire una un desiderio. cosa? Sì. Io rifletterei su questi argomenti. Una piccola Vedi riflessione. che mi lasci senza parole. Io rifletterei su questi argomenti. Anch'io sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te e c'è poco da scherzare. Bisogna riflettere moltissimo, ma su tutti i temi che abbiamo affrontato, perché anche il fatto di ascoltare i propri figli è importante. Anche il Molto. fatto che il bambino non si senta solo, perché ricordiamoci sempre che io e te, dove sei tu e io, siamo estremamente fortunati. Perché abbiamo delle famiglie che ci stanno molto a sentire, vero? E Esatto. soprattutto stanno dietro alle nostre passioni, alle cose che ci piacciono, cercano di accontentarci in tutto. Io ti parlo in questi tutti questi anni e pensa che continuano ancora perché mio papà non c'è più, ma mia mamma, di fronte a questa mia passione delle letture ad alta voce, di questi miei incontri con te, è fierissima perché sa che è una cosa che io amo fare. E quindi, quando le dico no, mamma, guarda, non posso venire perché devo studiare un libro, sai, devo studiare questo, devo fare questo con Null, lei mi fa un sorriso e mi dice: non c'è niente di più bello che vederti così felice di leggere. Mai più nella vita avrei pensato che avresti letto così tanto, visto quanto eri pigra a scuola. E invece, guarda un po', mi ritrovo una figlia che non fa altro che leggere. E quindi, a tutte le età, è importante avere una famiglia che ti sta vicino, che ti stia vicino, perché i congiuntivi sono importanti. Grazie di cuore a voi due e a tutti, anche i congiunti. Ascolta, congiunto, no, non sei un congiunto, aspetta, mi è volato tutto qua. Allora, scrive Matteo scrive, grazie di cuore a voi due e a tutti per questo pomeriggio indimenticabile. Wow, Matteo, grazie a te che ci hai permesso di fare questo. Non abbiamo detto la casa editrice di questo meraviglioso romanzo. Pensaci Esatto. tu. Camillo Zampa. Esatto, e scrive, è vero, è un editore che si occupa spesso di questi temi, quindi chissà che magari la casa editrice non ci faccia leggere qualche cos'altro legato a questo, vero? Intanto Manuela Quaglia scrive un grazie di cuore per questo tempo condiviso, grazie, grazie a te. Allora, salutiamo, cosa dici? Grazie Sì, direi di sì. a tutti. No, sì, certo, no, 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 non ci No, siamo prima, capiti. no, 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 prima. lo Ah, facciamo, lo facciamo. ok. Grazie mille, è un piacere sentirvi e vedervi duettare, hai capito? Praticamente siamo Spalleggiamo. qui. Senti, spalleggiamo. Com'è che ci spalleggiamo? Dai, vai a fare il tuo out, però su così chiudiamo Poi sto la devi diretto. fare anche te, quindi Sorry? la devi fare anche te. Certo, io aspetto te. Ok, quindi prima le donne, falla prima te. Prima le donne più anziane. Ah, allora aspetta, che devo chiamare una signora che non c'è, aspetta. Signora anziana? Scusi, può venire a fare l'opro? E è andata con il pulmino a Genova, però al mare proprio. Invece! No, è arrivata, guarda, è arrivata.
Bella a tutti ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta e se vi è piaciuta mettete tanti like. Ma io dove ti ho trovato? Non mi hai trovato te. Tocca a te, Tocca a me? giovane bambino. Tocca a te, giovane. Allora, spero che questo live mi sia piaciuto.